ESG, ecologico con plastica totalmente riciclabile. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi, come hai sentito dall'intro, parleremo di una cosa bellissima con un imprenditore che ha creato una plastica che è totalmente riciclabile, quindi super ecologica, super ESG se lo vuoi dire all'inglese o ESG all'italiana, e quindi molto molto ecologica, perché stiamo andando proprio verso questo settore. L'ho scoperto, me l'ha segnalato un altro imprenditore mio amico, mi ha detto: "Oh, lo devi per forza sentire perché ha creato una cosa fantastica, quindi lo devi intervistare, devi portarlo a vedere". Cioè, ha avuto ragione, ci ho fatto una chiacchierata perché ha fatto una cosa super. Allora, benvenuto a Marco Petrini di Socopet o Socopet, non so bene tra le due come si dice, adesso ce lo direi meglio tu. Ti presenti velocemente, Marco? Ciao Alfonso, grazie di questa bella chiacchierata e di questa bella intro. E io sono Marco Petrini, si dice Socopet, in società contenitori PET, non è che brilliamo per fantasia. L'idea che tu hai giustamente, in modo esemplare, sintetizzato è quella di entrare, e questo l'abbiamo fatto nel novembre 2015, sembra tanto tempo fa, ma in realtà non lo è. Con l'idea di entrare nel mondo del packaging PET, passando però dalla porta della ricerca e sviluppo. Diciamo, il pilastro su cui si poggia l'idea di Socopet è quella di produrre solo ed esclusivamente prodotti 100% riciclabili o che provengono addirittura da materiale post-consumo, quindi riciclato, o che addirittura provengono da prodotti, cioè materiali, materia prima, biodegradabile e compostabile, che è una nuova frontiera. Sempre parliamo per il mercato alimentare. Perché faccio questa precisazione, Alfonso? Perché il mercato alimentare è quello un po' più noioso dal punto di vista legislativo, perché ovviamente, come giusto che sia, deve avere una normativa per contatto con gli alimenti abbastanza stringente. Se vogliamo, un parallelismo può essere fatto con il mondo del farma, ecco, entrambi Senti molto. Marco, mi hai fatto venire in mente un paio di domande. Tu hai detto che sei partito nel 2015, quindi eri una startup. Oggi non sarai più una startup, sei una semi-startup, dai, diciamo, stai diventando grande, poi magari ci dai qualche numero. Però nel 2015 non era il 2023, l'ecologia, l'ISG, il riciclo, non era questa, diciamo, parole che oggi tutti dicono, tutti vogliono fare, stiamo tendendo l'Unione Europea spende un sacco di soldi per mandarci verso questa cosa. Com'era nel 2015 quando sei partito? Ti davano del pazzo scatenato? Ci sei andato molto vicino. Allora, innanzitutto noi siamo partiti come una startup innovativa e abbiamo fatto anche una campagna di crowdfunding nel 2017, dove siamo stati la prima startup innovativa industriale in Italia ad andare sul crowdfunding. Oggi siamo cresciuti. Marco, scusa, spiego la parola. Crowdfunding è una specie di raccolta fondi tra tante persone, non è né una quotazione in borsa, né finanziamento bancario, né finanziamento di una venture capital. Sei andato sul mercato e hai detto: chi mi presta soldi per sviluppare la mia azienda? Così, diciamo, vi E più presento. che prestare, diciamo, abbiamo venduto delle quote vere e proprie, infatti equity crowdfunding, Ah, quindi ok, equity. abbiamo, diciamo, se vogliamo, aperto un po', citando il discorso borsa che facevo, abbiamo aperto un po' il capitale a quelli che sono piccoli risparmiatori, tant'è che la Consob tutela proprio con la sua normativa sul crowdfunding proprio i piccoli risparmiatori, un po' se vuoi come succede a Lime, chi si quota a Lime, no? Un po' un parallelismo è quello. Beh, di fatto poi noi oggi siamo diventati PMI innovativa, perché crescendo il passo successivo, un po' come gli scout, no? Prima si è lupetti e poi esploratori, è la stessa cosa. E all'epoca, quando abbiamo iniziato, io parlavo anche con i miei colleghi che avevano aziende più strutturate, più sviluppate, che conoscevo, venivo visto un po', la definizione che hanno usato era accademico. Perché il concetto base era quello di andare su un prodotto riciclabile, anzi scusa, usare un prodotto riciclato ma adatto per il contatto con gli alimenti. Ti faccio un esempio molto banale. Questi sono due contenitori, questo è in PET standard, molto trasparente, molto bello, e questo invece è in PET riciclato 100%, Quello ed che è. fai tu, quello che fai tu. Li faccio entrambi io in realtà, ma era per dire che all'inizio, quando io ho proposto un PET riciclato 100% che è più bruttino da vedere, se lo appaiamo lo si vede chiaramente, Certo.
più grigino, no? Rispetto a un PET vergine, e costa anche di più, perché il riciclato per alimenti, avendo queste normative stringenti, costano di più. Quindi la battuta che hai fatto tu è assolutamente vera, perché mi veniva dato dell'accademico perché volevo dare un materiale che è più brutto e che costa di più, e tutti dicevano non succederà mai. In realtà noi avevamo questa visione nel 2015-2016, che poi si è concretizzata col primo prodotto che abbiamo fatto per il mondo del gelato, addirittura in Inghilterra, 100% riciclato, nel 2018, e lì siamo stati i primi un po' in Europa a uscire con un prodotto 100% riciclato per alimenti sul mercato europeo. Ed è stato un passo un po', diciamo, epocale, la divisione fra un progetto soltanto, diciamo, sulla carta e un progetto reale. Poi è arrivata tutta l'ondata, che tu ben sai, di ecosostenibilità, economia green, eccetera, e paradossalmente ci ha trovato primi nella fila, ecco, a quel punto. E questo ha decretato quella crescita verticale a cui ti riferivi tu prima e che abbiamo fatto nel corso di questi anni. Tanto tu mi hai chiesto di citare qualche numero, ma solo per dare un flash molto veloce di cosa intendiamo per crescita verticale o cinese, noi negli ultimi 6 anni, praticamente dalla nascita di Socopet a oggi, abbiamo avuto una crescita media annua di fatturato pari al 74%, quindi numeri cinesi, più che italiani. E vogliamo continuare così. Il 2023 addirittura sarà vicino all'80% come crescita di fatturato, e quindi vogliamo continuare questa cavalcata, che non è data solo dall'utilizzo di un materiale al posto di un altro, ma qui, e apro una parentesi, secondo me butto un argomento sul tavolo, secondo me di interesse anche per futuri ragionamenti, è questo. Socopet, quando è arrivato nel mercato alimentare, che come dicevo prima presentava un po' più di difficoltà, poi ovviamente se andiamo dall'alimentare alla cosmesi è più facile, no? Per fare un esempio, o alla detergenza. Ma quando si è arrivati nel mercato alimentare abbiamo trovato prodotti facili da sostituire con prodotti più ecosostenibili, come prendere questo flacone che si faceva 100% in vergine e farlo 100% in R-PET. Questo caso è un aceto balsamico, prodotto semplice. Il complesso è arrivato quando dovevamo andare a sostituire dei prodotti non riciclabili, come ti faccio un esempio, i classici ketchup che erano fino a pochi anni fa, erano fatti con un multistrato, cioè mettevano polipropilene o polietilene da un lato e dall'altro e in mezzo mettevano un materiale diverso che non era quello ai lati, che si chiama EvoH. Questa diversità rendeva questo materiale, una volta finita la sua vita, buttato nel cassonetto giallo o di che colore sarà per comune, rendeva difficile riciclarlo, perché quando io lo tagliuzzavo banalmente, all'interno trovavo due materiali diversi e come lo riciclavo? Ecco, invece noi abbiamo voluto sostituire quel tipo di materiale con il nostro PET, che è monostrato, è solo PET, come le bottiglie dell'acqua minerale, per capirci, e che può essere riciclato al 100%. Ma attenzione, per fare questo però dovevamo passare degli ostacoli, delle forche caudine. In questo caso erano il riempimento a caldo e una barriera all'ossigeno, che in quel caso dava quello strato in mezzo di cui vi ho parlato e che il PET non aveva, una barriera ossigeno tale per cui il prodotto a scaffale sul mercato durasse un anno e mezzo, quello che durava prima. E voi avete risolto questa grande cosa. Questa cosa l'abbiamo risolta e si chiama SocoJars. SocoJars è una tecnologia nostra proprietaria che ci permette di abbinare un PET, che normalmente ha un punto di collasso intorno ai 60 gradi, di averlo portato fino a 85 gradi di resistenza termica e aver inoculato dentro, uso una parola brutta, al PET, una barriera all'ossigeno molto simile a quella del vetro. In questo modo ci siamo resi capaci di sostituire un materiale non riciclabile con il nostro riciclabile. Quindi cosa volevo dire con questo? Che oltre a sostituire prodotti facilmente sostituibili, ci siamo dovuti dannare anche per andare a inventare nuove tecnologie per rendere più ecosostenibile, più economia circolare, quei prodotti che non lo erano, ma non erano immediatamente sostituibili. Per cui SocoJars, o poi il nostro brevetto SAF, di cui parleremo magari dopo, sono stati fatti per portare avanti sempre la stessa filosofia dell'ecosostenibilità. Ti faccio un esempio che veramente... Interrompo anche per dirti che... Ah, ecco, bravo, era proprio quello. Mio figlio è un grande consumatore di ketchup, e lo ero anch'io un po' quando ero
Questo lo conoscerete tutti, immagino. Questo è un esempio di come siamo riusciti a passare da un prodotto multistrato non riciclabile a un prodotto monostrato 100% riciclabile con la tecnologia Soco Jars. Poi l'abbiamo fatto anche per altri prodotti, non solo squeezable, anche vasi. In questo caso, vedete, Formic Biffi ha fatto questo prodotto e qui c'è scritto chiaramente 100%, sono 100% riciclabile. Quindi è diventato anche un argomento di marketing per i nostri clienti. È per quello che io ti ho voluto, perché sei uno di... Io cerco di intervistare, a parte che io faccio consulente finanziario, come tu sai chiaramente, lavoro per una grande banca, mi occupo di banca, investimenti, assicurazioni, parlo un po' io delle cose classiche mie, però mi piace anche presentare a chi investe delle persone che hanno fatto delle cose diverse da tutti quanti, cioè delle cose innovative, si sono lanciati in un'idea innovativa e che, guarda caso, tu sei proprio al centro di quelli che sono gli investimenti che, di cui noi parliamo, noi come consulenti parliamo tutti i giorni, dell'ISG, perché oggi tutti i fondi, o quasi tutti, ma quelli più importanti, tendono ad investire solo in società che hanno delle certificazioni ISG. La tua sicuramente ce l'ha, come tante altre, e sei un imprenditore che non ha investito seguendo delle cose vecchie, ma ha innovato su una cose nuove. Vuoi raccontare velocemente da dove vieni? Cioè, come ti è venuta questa idea? Se eri già un imprenditore, facevi il fisico, facevi, che ne so, il chimico, di famiglia, anche per dare l'idea a chi ci ascolta, sia se è un giovane, sia se è uno che fa un altro lavoro, che si può riuscire ad arrivare alla propria idea, perseguendola con costanza, come dico sempre io. Allora, il mio background è di laureato in economia e commercio. Diciamo, mio babbo era già nel mondo del packaging, lo è tuttora da una vita, perché è ancora dentro l'azienda e ed è una figura chiave, perché ha un'esperienza mostruosamente utile e dinamica. E diciamo che la passione per il packaging ovviamente l'abbiamo sempre avuta in famiglia. Poi io per un periodo ho fatto il pilota a livello quasi professionistico, anzi per un periodo anche professionistico, di auto da corsa. Qua dietro si vede forse ancora, ecco, qualche rimasuglio di quando non avevo tutti questi capelli bianchi. Quando facevi il fighetto con le donne, che andavi in giro con le macchine da corsa a rimorchiare le ragazze. In realtà, quando si fa il pilota a un certo livello, tempo per le donne se ne ha poco, però diciamo dopo questo l'ho usato, ecco, però in quel periodo no. Però ecco, dopo diciamo il periodo, diciamo, in cui io mi sono dedicato a quella mia passione, che poi era diventato quasi un lavoro, per raggiunti anche i limiti d'età, ho incrementato la mia presenza in azienda e ho cercato di dare un contributo anche alla famiglia con qualcosa di nuovo. L'idea come mi è venuta? Ma guarda, in realtà è una storia curiosa, nel senso che un giorno ero al supermercato e mentre camminavo fra le vari corridoi, ho passato il corridoio del beverage ed era tutto praticamente in plastica, acque, gazzose, bibite, succhi di frutta. Poi faccio un paio di corsie e mi trovo nell'alimentare, conserve, marmellate, chi più ne ha ne metta, ed era tutto in vetro. Ora, dentro di me ho detto, ma se il mondo del beverage ha abbandonato il vetro per gli innegabili vantaggi che dava il PET o comunque le materie plastiche, non ci sono più rotture, non ci sono più schegge, trasportabilità pesa un decimo rispetto al vetro, il PET, piuttosto che la trasparenza, piuttosto che la riciclabilità, perché l'alimentare no? E in realtà l'alimentare non poteva passare al PET perché il PET aveva quei limiti di cui parlavo prima, no, gli mancava riempimento a caldo e la barriera all'ossigeno. Da lì l'idea di Soco Jars, con cui poi è nata Socopet. Hai fatto un po' il piccolo Elon Musk che ha detto: perché non costruire un razzo riciclabile invece di buttarlo via? Come anche lui al supermercato, anche lui gli è venuto al supermercato. Non ho capito. Anche lui gli è venuto al supermercato. E c'è quello dei razzi però. Ma lo sai la storia di Elon Musk? Era andato in Unione Sovietica a comprarseli, glielo volevano far pagare tantissimo e poi lui ha pensato, sono schiavo loro, dipendo da loro, lo pago tantissimo, e dice, ma mo ci metto là, vedo come fare un razzo che sia riciclabile sempre torna, riutilizzabile, che mi costi un decimo e che lo faccio io, così non devo dar conto a nessuno, no? E ha funzionato, devo dire. Porca miseria, ha funzionato. Oggi la società di Elon Musk è la principale committente per la NASA, quindi è la migliore al mondo che c'è in questo momento. Quindi
lo so che Elon Musk è un pochino più ricco di te, però dai, passami questo. Sì, siamo lì, insomma, ecco, 50.000 miliardi più o meno, ma siamo lì. Sì, sì. Senti, faccio un piccolo inserto commerciale. E se stai ascoltando, io sono un consulente finanziario, lavoro per Allianz Bank, è una banca a livello nazionale, mi occupo di banca e investimenti. Se vuoi vai sul mio sito e puoi scaricare gratuitamente il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare per diventare come questo imprenditore, perché poi lui i soldi quando li fa deve capire anche come investirli, non solo nella sua azienda. Quindi se hai qualsiasi domanda o voglia di puoi chiedermi una consulenza andando sul mio sito alfonsoselva.it. Senti, arrivato a questo punto ti chiedo, quindi sei arrivato fino a qua, ma qua non ti stai fermando. Il tuo progetto è di andare in borsa, dico bene? Ma allora, in realtà abbiamo, diciamo, due o tre vie a cui stiamo pensando, e diciamo che nell'immediato l'idea, come ho detto, il 2023 sancirà un po' il superamento dei 10 milioni di euro, che è un po' nel nostro settore uno spartiacque fra essere piccolo o un player già di una certa dimensione. Noi l'abbiamo raggiunto in relativamente pochi anni, ma non siamo domi, non siamo contenti, per cui l'idea è di continuare a crescere sia in modo fisiologico, quindi nuovi contratti, nuovi settori dell'alimentare, nuovi settori del farma, nuovi settori anche fuori da questi due, quindi stiamo implementando anche la nostra presenza nel mondo della cosmesi, per esempio, che per noi è più facile rispetto al farma e all'alimentare, ma anche per acquisizioni. Quindi stiamo guardandoci in giro per eventuali nuove acquisizioni, ne abbiamo già fatta una nel 2022, una nel 2023, e stanno funzionando molto bene. L'idea di inoculare la nostra tecnologia, il nostro know-how dentro a delle strutture esistenti si sta rivelando una scelta vincente. Non vogliamo farlo solo in Italia, stiamo studiando anche l'idea di farlo all'estero, magari in delle zone particolarmente interessanti per, non so, il pomodoro, per altre tecnologie che noi abbiamo. Per questo motivo, per esempio, noi il 28 di settembre inizieremo una campagna di crowdfunding online, la terza che facciamo da quando siamo nati, per finanziare proprio questo ulteriore passo in avanti per la futura crescita dei prossimi tre anni. Lo faremo sul portale di Hopstart, che è un portale di crowdfunding autorizzato da Consob, e lo faremo con l'idea appunto di traghettare la società nel mondo, diciamo, dei grandi del packaging, non solo in Italia ma anche in Europa. Oggi in Europa noi siamo poco presenti, ma vorremmo portare avanti questa idea anche in Europa, ma lo vorremmo fare anche con nuove tecnologie che in questi ultimi anni abbiamo sviluppato. Una in particolare crediamo che trasformerà la faccia di Socopet nel prossimo anno, ed è quella sulla passata di pomodoro. La passata di pomodoro fino ad oggi veniva gestita o in vetro o in tetrapack. O la passione di tutti gli italiani, la pasta col pomodoro. Non solo, ma io ho scoperto, Alfonso, che noi in Italia siamo i primi esportatori al mondo di pomodoro. Non i primi produttori, no, ma in tonnellate siamo i primi esportatori al mondo. I primi due sono Cina e Stati Uniti, poi veniamo noi e la Spagna. Quindi siamo terzi o quarti, ce la giochiamo, come produttori. Quindi anche come produttori comunque siamo nella top 3. Ma come esportatori siamo i numeri uno. Ecco, sull'export ovviamente poter togliere il vetro e mettere la plastica vuol dire dei vantaggi innegabili. Pensate che una bottiglia di vetro pesa circa 8-10 volte in più di una in PET. Immaginate un camion, il risparmio di peso su un camion, e vi potete fare l'idea, ovviamente, dei vantaggi anche nel costo di trasporto e di stoccaggio. E poi non si rompe quando la porti dal supermercato a casa, è meno rompibile. C'è un tema importante che pochi sanno, ma chi ha girato le linee di riempimento alimentare sa: il problema delle schegge. In fase di lavorazione delle bottiglie di vetro, nel toccarsi, nel provare a chiuderle col tappo in metallo, quindi due materiali diversi, a quel punto c'è un grosso rischio schegge. Noi ogni anno mangiamo tantissimo vetro senza saperlo, per carità è silicio, però comunque sia non è il massimo, ecco. E c'è chi si è attrezzato con delle macchine a raggi X a fine linea, c'è chi non si è proprio attrezzato e va bene così perché si è sempre fatto. Però questo può portare un grosso vantaggio. C'era un limite però, ecco, torniamo sempre al discorso di come noi, perché noi stuzzichiamo il nostro reparto ricerca e sviluppo.
per superare degli ostacoli che ci servono a dare dei vantaggi ai nostri clienti. Quindi non è accademia, come qualcuno ci aveva detto all'inizio, ma in realtà è mirata. In questo caso la passata di pomodoro viene riempita a caldo ma poi pastorizzata. Cosa vuol dire? Va in un tunnel e ci rimane per magari 30 minuti a 90 gradi. Ora, se questo avviene nel vetro, non succede praticamente niente. Ma ovviamente in un contenitore di vetro e di plastica questo ci crea dei problemi, perché Socojar si è fatta per resistere al riempimento a caldo, ma non per la pastorizzazione, perché vuol dire rimanere al caldo talmente tanto che proprio andiamo a cuocere le catene molecolari del PET. Per evitare questo, allora abbiamo detto, va bene, come possiamo evitare questo, ma al tempo stesso dare un vantaggio al produttore? Perché la passata pastorizzata viene fatta per stare più tranquilli dal punto di vista batteriologico. Sì, certo. Non è un vantaggio, nel senso che io ricuocio il pomodoro, perdo un po' di quel bel rosso della passata, che invece quando facciamo a casa non lo facciamo, e poi perdo delle capacità organolettiche. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo sviluppato un brevetto che si chiama SAF, Semi Aseptic Filling, volevamo fare un po' i fighi, abbiamo detto in inglese, e quindi di conseguenza abbiamo sviluppato un brevetto che prevede una presanificazione del contenitore, che viene comunque riempita a caldo, che comunque è un argomento che conosciamo bene già da anni, ma in realtà dopo, invece di andare nel pastorizzatore, va in un piccolo tunnel dove viene semplicemente raffreddato. Quindi di fatto noi risparmiamo un sacco di denaro l'anno al nostro cliente che spegne un pastorizzatore a vapore che costa dai 100 ai 150 mila euro l'anno, ci hanno detto i produttori, ma in più ha un prodotto in uscita che è molto più rosso e mantiene molte più capacità organolettiche proprio del pomodoro. Questo abbiamo fatto un progetto che è durato 3 anni insieme alla Stazione Sperimentale di Parma, che è la massima autorità in Italia per il pomodoro, è quella che disciplina la normativa sul pomodoro. E abbiamo fatto tutti i test insieme a un pool di aziende nel Salernitano, che tu sai essere uno dei centri del pomodoro in Italia. Un gruppo di aziende si è dato disponibili a partecipare a questo progetto e ci hanno fatto da veri e propri tester, cioè hanno riempito come avrebbero riempito con questo sistema nuovo, eccetera, eccetera, e abbiamo messo in stabilità, addirittura con durate di 12-18 mesi a scaffale a temperatura ambiente. Quindi dall'anno prossimo, passati tutti i test che vi ho detto senza annoiarvi ulteriormente, saremo pronti alla commercializzazione. Ecco, anche per questo motivo noi abbiamo deciso di fare questo aumento capitale, anche se da socio maggioritario mi dispiace che mi diluisco, però era essenziale per spingere ulteriormente in là il progetto e non interrompere questa crescita verticale di cui parlavamo prima, sempre, ripeto, crescendo in maniera fisiologica, studiandosi delle acquisizioni, ma lanciando sempre nuovi prodotti. Ecco, questa è un po' la nostra filosofia. Marco, sei un vulcano, lo sapevo da quando avevo sentito, sei un vulcano, e per quello che ti ho voluto qua, perché veramente, veramente è la dimostrazione. Io uso anche te come imprenditore, come altri, per dire che se uno si mette, e nel lungo termine, perché i risultati non è che quando sei partito sono arrivati il giorno dopo, ma come no. L'investimento che facciamo noi finanziari, ci vogliono 5, 10 anni, 15 anni, poi si arriva ad avere un bel risultato, perché se tu avessi pensato di arrivare a quello dove sei arrivato oggi in 6 mesi, un anno, cioè... Era un pazzo, o un arrogante o un pazzo. No, ma ti dirò di più su questo, Alfonso, visto che tu hai citato investitori, ti dirò di più, venendo nel tuo territorio, nel primo crowdfunding che abbiamo fatto, che è stato fatto nel 2017, noi fatturavamo... mi sembra forse mezzo milione, forse meno di un milione, e abbiamo raccolto 350.000 euro circa, vado a memoria, da mi ricordo 150 mi sembra, nuovi soci dal crowdfunding, che hanno scommesso su questo progetto quando ancora l'ecosostenibilità non era così conclamata come oggi, come giustamente tu hai detto nella prefazione. E soprattutto noi eravamo ancora una startup a livello, e hanno investito ovviamente con una valorizzazione che è di circa 4 volte più bassa di quella che è oggi con cui andiamo nel crowdfunding. Dopo quasi 10 anni? No, meno, perché 2017, quindi 5 anni fa. Però... E in 5 anni hanno visto praticamente il loro investimento oggi avere già un valore di 300-400% in più. Infatti, ti dico, nel 2021 abbiamo fatto la seconda campagna,
loro hanno visto, ci hanno tenuto d'occhio fin dall'inizio, quindi ci hanno seguito. Seconda campagna hanno reinvestito tutti, con grande piacere e soddisfazione mia, e adesso nella terza campagna stanno reinvestendo tutti, avendo visto l'escalation che abbiamo fatto. Ecco, questo a livello personale di imprenditore, lasciami dire, è un punto di contatto, se vogliamo, fra economia finanziaria, puramente finanziaria, e economia reale, che a me piace molto, perché si parla tanto di startup che vanno a gambe all'aria, che purtroppo ovviamente è la maggior. Statisticamente non è che 10 ne fondi e 10 diventano... Statisticamente su 10, 7 vanno 7, male. 7, 8 vanno male, certo. Ma però una volta che c'è, a me fa piacere dire questo, siamo italiani, i nostri investitori sono tutti italiani, o quasi. La cosa bella che mi piace sottolineare è che quando invece c'è una storia che va avanti, senza anche clamori, perché diciamo, non siamo né Gianluca Vacchi né nessun altro che si mette in luce sui social, però devo dire che comunque dà soddisfazione quando anche l'investitore, persona fisica, non solo azienda, ti segue in un percorso supportando questo progetto, ovviamente per un tornaconto, ben chiaro, di investimento, però è bello, a mio avviso, il crowdfunding, in questo io lo consiglio, andare a seguire, diciamo, passo passo, l'oggetto del tuo investimento. Ecco. Infatti noi comunichiamo molto con i nostri soci proprio per questo. Ci vuole il lungo termine in tutte le cose, perché nel breve termine può essere solo questione di fortuna, ma la fortuna non è un investire o fare una programmazione o fare un lavoro da imprenditore o da consulente finanziario. La fortuna, se dice bene bene, ma non si può lavorare in quel modo. Quindi, no. Come dico sempre io, no al trading online, no alla risposta della serie «C'ho 10.000 euro, tra 3 mesi mi servono, quanto mi dai?» Quello, non, o 10.000 o 100.000 o 1 milione, non è il lavoro mio. Se vai alla roulette o giochi alla roulette, magari ti dice bene, ma quello è super enalotto, eh? O super enalotto. Super enalotto, certo. Senti Marco, prima di lasciarti andare via, ti faccio una domanda che non sapevi che ti avrei fatto. Vorrei che tu dicessi il tuo rapporto con i tuoi soldi personali, i tuoi investimenti, con la consulenza finanziaria, cioè come sei organizzato, come ti poni? Ma devo essere sincero, al momento ho investito praticamente il surplus dei miei danari, li ho investiti in questo progetto. E certo. Quindi sono sincero e devo dire che volevo dare anche un segnale di credere io per primo in quello che facevo, e quindi diciamo se è stato un investimento, un segnale, ecco, ai miei investitori che anch'io credevo nel progetto, ecco. Poi ovviamente in futuro spero che questo progetto qui me ne dia altri, ecco, su cui investire. Però io sono d'accordo con quello che dicevi tu prima, io non sono mai stato, anche caratterialmente, per un mordi e fuggi, cioè nell'ottica dell'investimento io vedo comunque una ricerca. E qui mi associo fortemente a quello che dicevi tu prima, una ricerca di un investimento che mi dia una soddisfazione nel medio, almeno medio-lungo termine, più che un mordi e fuggi. Anch'io non sono per il trading, a parte che non sarei capace, ma non sono per il trading online alla come si vede nei film, no? Che dalla mattina alla sera diventano milionari. Sono nei film. Esatto, ma poi dico, io non sono capace, quindi anche se volessi farlo non sarei capace di farlo, e non rientra nella mia filosofia. Quindi se posso dare un mio parere a livello di investimento, sono d'accordo con quello che dice Alfonso, cioè fare uno screening accurato, poi ogni persona ha le sue, diciamo, preferenze senza dubbio, ma soprattutto ragionare nel medio periodo, perché a mio avviso questo è un modo costruttivo di impiegare i propri danari. Ecco, questa è un po' la mia idea sull'investimento, quindi credo che combaci, ascoltando quello che hai detto, con quello che hai detto tu prima. Sì, io dico, ognuno deve fare il suo lavoro, io non saprei fare il tuo, tu non puoi avere né il tempo né magari la capacità, diciamo, di fare il mio, perché se fai l'imprenditore non fai il consulente finanziario, non si possono fare bene tutte e due le cose. No, il tuttologo è morto, male. Quindi sono d'accordo. Senti Marco, noi ci risentiremo, sono sicuro, perché quando poi arriverai a quotarti in borsa ti vorrò ospite un'altra volta, quindi racconterai questa parte da oggi fino a dove arriverai.
grazie e su questo punto hai ragione Alfonso, scusa se ti interrompo, ma non ti ho risposto prima, ti chiedo scusa. Prima hai parlato di quotazioni in borsa, io poi ho detto abbiamo diverse idee. In realtà diciamo che noi ragionando, parlando idealmente agli investitori oggi, noi abbiamo un'idea molto anglosassone sul business, cioè l'idea è quella di sviluppare un business, farlo crescere e poi pensare a un exit che possa essere la quotazione in borsa, come dicevi tu prima, oppure anche la cessione a un player più grosso che magari faccia fare anche il salto ulteriore, o parziale o totale. Io ritengo che ragionevolmente questo possa avvenire nell'arco di 24 mesi da questa campagna di crowdfunding. Ecco, scusami, non ti avevo risposto prima. Ti chiedo tranquillo. Senti, se ti vogliono contattare ti trovano su LinkedIn, immagino. Sì, LinkedIn oppure tranquillamente sul sito di socopet.com o socojars.com. Perfetto, era quello che ti volevo chiedere, se davi i tuoi riferimenti. Assolutamente. Se ti è piaciuto il video metti un bel like, segui il canale, ti ricordo che l'audio di questo lo trovi sul mio podcast Finanza Semplice e se ti serve qualsiasi consulenza puoi rivolgerti a me andando sul mio sito alfonsosilva.it. E complimenti per seguire queste informazioni, per seguire una persona come Marco, perché è un esempio per me, e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.